dopo tanto tempo, la sensazione che si ha è che si vuole affrontare, ecco, i problemi, di conseguenza, ecco, discutere, ragionare su cosa è successo a Martina quel giorno maledetto, lo chiamo io. Sono trascorsi 7 anni da quel 13 agosto 2011 quando Martina Rossi, giovane studentessa ligure, precipitò dal 6° piano di un hotel nelle Baleari. Questa mattina ad Arezzo è ripartito il processo per la sua morte. Sul banco degli imputati due giovani di Castiglion Fibocchi, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, accusati di morte come conseguenza ad un altro reato, la tentata violenza sessuale. Con Martina va a ballare con le sue amiche, conosce un ragazzo, ci balla, è contenta, e poi torna a casa e vola dopo. Dopo 20 minuti giù dalla finestra e muore senza calzoni. Uno è graffiato, mi sembra inaudito. Ecco. Non comparirà in aula il noto attore romano Carlo Verdone. L'avvocato Tiberio Baroni, che lo aveva citato, adesso ha rinunciato a questo test. È evidente che era una provocazione sul rapporto mediatico fra del processo penale. I processi si possono fare anche mediaticamente, ma ora i cellulari devono rimanere spenti. Durante l'udienza di questa mattina, la presidente del collegio Angela Avila ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati, ha invece ammesso le liste dei testimoni, circa 90 le persone che saranno chiamate a testimoniare sul tragico episodio. Ovviamente la difficoltà sarà soprattutto relativa ai testi stranieri, perché lì si apre poi dopo tutta una serie di problematiche su come verranno sentiti, su come verrà chiesto di procedere. Si tornerà infine in aula il prossimo 14 maggio, quando sarà il turno dei primi testi della pubblica accusa.